Ciao ragazzi, allora avrei voluto tanto postare un video a caldo subito dopo il colloquio, però ho avuto una settimana che non vi dico, perciò a distanza di 8 giorni vi racconto un po' com'è andata. Alle 16:28 ero lì, al momento la dottoressa con cui avevo preso appuntamento non c'era, però comunque io avrei dovuto parlare con un altro dottore che è arrivato pochi minuti dopo, mi ha accolto tranquillamente, siamo andati in uno studio tranquillo, appartato e abbiamo iniziato la nostra conversazione. Niente, un po' di domande puramente anagrafiche, dove sei, quando sei nata, dove, come, quando, perché, eccetera, eccetera, numeri di telefono, email. Poi mi hanno fatto firmare un foglio, penso qualcosa tipo autorizzazione al trattamento dei dati da inserire da qualche parte. Dopodiché, la fatidica domanda: perché sei qui? E io gli ho dato una risposta di merda perché ovviamente non sono capace di dare risposte sensate o che quantomeno rispecchino quello che ho intenzione di dire. Però ero lì, niente, come mai sei qui? E io gli ho risposto che avevo bisogno del loro aiuto perché, secondo quello che sento e quello che so, il mio problema potrebbe essere la disforia di genere. Poi la discussione è andata avanti molto tranquillamente. Il dottore è anche mezzo figo. Piercing, pizzetto, un tipo sciallo, tranquillo, ma mi è piaciuto. Era rilassato, ma allo stesso tempo professionale, che tentava di metterti a tuo agio, ma nello stesso tempo di cogliere quanto più profondamente quello che volevo comunicargli. Non deve essere stato facile perché io sono un bidone in questo tipo di situazioni. Niente, comunque sì, ha iniziato a farmi domande del tipo: da quando senti questa cosa? Cosa senti principalmente? Nel senso, qual è il tuo disagio? Come lo descriveresti? Come ti senti con te stessa? Parentesi, mi dava del femminile, perché anch'io lo faccio. E sinceramente ogni tanto nella mia mente provo anche a darmi del maschile, devo dire che mi ci trovo molto a mio agio. Quando scrivo ormai lo faccio senza pensarci, ovviamente con altri ragazzi F2M, perché al di fuori di questa parte di mondo ancora nessuno sa, tranne i miei genitori, la mia ragazza, mia suocera, e perciò me la prendo con calma, non ho fretta. Però devo dire che mi ci trovo a mio agio, mi piace pure. Allora, facciamo così: da adesso in poi mi darò del maschile, per vedere un po' come ci si sente, perché secondo me. Allora, dicevo che il dottore mi dava del femminile anche perché io mi davo del femminile, e lui penso si sia semplicemente adeguato. Poi abbiamo parlato molto anche di sesso, di sessualità, di come lo vivo, di come l'ho vissuto, delle mie esperienze a livello affettivo e sessuale, com'è, come lo vorrei. Niente, tra l'altro c'era anche un'altra, non so se fosse una dottoressa anche lei o una tipo tirocinante, non lo so. Comunque c'era una ragazza che stava lì a fianco al dottore e non diceva niente, cioè era lì, ma non sembrava fosse lì. Poi mi ha anche spiegato come funziona l'iter, sempre molto in grandi linee, però più precisamente. Poi, una volta che avevamo parlato esaustivamente di sesso, sessualità e del mio modo di percepirmi, di percepire come vengo percepito, di apparire o di come vorrei apparire, di come in fin dei conti vengo etichettato invece come invece mi sentirei di volerlo essere. È tornato un po' indietro, è tornato un po' all'inizio, ma mi ha chiesto come mai hai detto che vuoi essere aiutato, che aiuto cerchi da noi. E gli ho risposto che voglio essere aiutato perché non sono uno psicologo. Magari la mia potrà anche essere sembrata insicurezza, ma io penso più che altro che sia semplice umiltà, nel senso che io so quello che provo, posso anche sapere quello che voglio, sicuramente,
Però non mi sento di darmi una risposta certa, nel senso che io non posso andare da un oncologo a dire c'è un tumore, cazzo ne sai tu. Perciò, per quello che riguarda me, per quello che mi riguarda in prima persona, io devo nascere uomo, appunto. Però ho sempre bisogno di un parere competente. E niente, alla fine della discussione, quando ha pensato di avere tutti gli elementi di cui avesse bisogno, mi ha congedato dicendo che si sarebbero fatti sentire attraverso qualche mezzo di comunicazione che potesse essere telefono, email e via dicendo. Non si sa bene quando, mi ha detto che ci sono tempi d'attesa di tipo 4 mesi, cioè qual è stata la parte più demoralizzante di tutta la storia? Cioè, devo aspettare 4 mesi. Aspetta e spero. E questa cosa è abbastanza frustrante perché, a parte che io di mio non sono il tipo che ama aspettare, anzi, proprio non ce la faccio. Cioè, non è per me. E poi, una volta che prendi coraggio, ti butti e poi ti devi fermare, è una cosa orrenda. Vabbè, però non ci posso fare niente. Vediamo, alla fine prima o poi si faranno sentire, spero. Jacopo ha detto che l'hanno richiamato dopo 3 settimane, mi è passata solo una, già sto morendo, però devo tenere duro. Ce la faccio. Comunque sì, devo dire che la vostra presenza e il vostro supporto proprio, cioè fate il tifo, mi fa sentire forte, cioè, capito? E niente, io vi ringrazio tanto e vi prometto giù in giurello che cercherò di caricare video quando avrò qualcosa da dire per tenervi informati e aggiornati. Passo a ben distintamente salutarvi. Ciao!